Passiamo al volley, senza storia, la sfida di Superlega tra Tonno Callipo, Calabria e Lube Macerata. Giallorossi sconfitti con un secco 3-0. Il servizio è di Pino Guglielmo. Dopo l'ottima prestazione di 8 giorni fa, fra le mura amiche del Palamaiata, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia non riesce a sfruttare il fattore casalingo e contro la Lube Macerata viene sconfitta per 3-0, frutto dei parziali 17-25, 19-25 e 16-25. Il sestetto di coach Blencini, ex di turno, concentrato e deciso sia sotto rete che nella linea difensiva, non lascia spazi di gioco ai giallorossi. Capitanne Saitte e soci, nonostante la buona volontà, devono cedere l'intera posta in palio ai marchigiani. Ci aspettavamo sicuramente una partita difficile, però ci aspettavamo di giocare meglio di così, soprattutto di essere un po' più aggressivi, di essere un po' più tignosi, di non lasciare scappare via così facilmente come spesso hanno fatto. Però dal canto nostro abbiamo le occasioni di contrattacco che abbiamo avuto, abbiamo finalizzato troppo poco. Forse un po' giusto alla fine qualcosina in più, ma insomma non è sufficiente. Numeri alla mano, il collettivo di Patron Callipo su 7 incontri disputati sinora ha collezionato 5 sconfitte e soltanto 2 vittorie contro modesti avversari come la Prisma Taranto e la Consel Ravenna. Un inizio di stagione quindi in salita per la squadra calabrese, che fino alla scorsa stagione veleggiava nelle alte sfere della Superlega di volley italiano.